dolorosissimo, e voglio esprimere questa realtà, questa possibilità per la musica, ossia una musica che abbia una forma classica, una architettura classica e un contenuto contemporaneo. Architettura classica significa il concerto per pianoforte orchestra, il concerto per violino, la sinfonia, la sonata. Queste sono le grandi architetture che rappresentano il cuore della tradizione classica. Però il contenuto invece, il contenuto deve essere preso a prestito dalla contemporaneità, cioè dal mondo che è intorno a noi in questo momento, con i suoi ritmi, con le sue armonie, le sue melodie, i suoi slanci. Allora, fare questo significa, in un certo senso, plasmare all'interno di una forma apollinea un contenuto dionisiaco. Ecco, e quindi riferendomi ancora una volta a Nietzsche, che sembra attualissimo a questo punto, posso affermare con certezza che qualunque forma d'arte è importantissima. La follia, cioè quel fuoco irrazionale che fa parte della vita di ognuno di noi e che noi siamo portati a tenere lontano, nei confronti del quale noi siamo portati ad avere paura, perché in questa società che stiamo vivendo non è una società folle. La guerra, l'esperienza che stiamo vivendo adesso, non è un'esperienza di follia, purtroppo risponde perfettamente dei canoni di interesse, economico. Non la vedo come una follia, che invece è l'esplosione più profonda della nostra interiorità nascosta, del sogno, della poesia che abbiamo dentro. Questa follia deve essere, come dire, l'essenza dell'opera d'arte. Ma questa follia da sola non riesce ad esprimersi, non riesce ad essere comunicativa se non inserita, come dire, plasmata all'interno di una forma, apollinea. C'era già arrivato appunto il nostro amico Friedrich a questa conclusione. Dunque, mente e cuore devono convivere, però personalmente ho una preferenza nei confronti della follia e del cuore.